Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono le 12:34 minuti qui in diretta su Milano News. Benvenuti a una nuova puntata con Good Morning Milano. Oggi è il 5 ottobre 2017. Siamo sempre qui per raccontarvi Milano, la città metropolitana, quello che succede a Milano. E a Milano succedono cose belle, cose meno belle, ma ci sono realtà che cercano però magari di rendere migliori anche le cose peggiori che ci sono, ahimè, nella vita di tutti i giorni. Quest'oggi parliamo di un tema davvero importante, interessante, difficile a volte forse da affrontare, ma che bisogna avere il coraggio di affrontare e, ahimè, se magari a volte diciamo qualche stupidaggine, per fortuna c'è chi può correggerci e è il caso, ad esempio, del nostro ospite di oggi. Parlo dell'avvocato Claudio Manfrè. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, buongiorno. Avvocato di Cerchi d'Acqua, questa associazione, poi mi spiegherà bene cosa fanno e tutto. E parliamo del tema molto, molto importante della violenza di genere, della violenza sulle donne, ma non solo. Poi staremo a vedere che, insomma, Cerchi d'Acqua fa tante cose. E appunto, allora iniziamo da questo. Buongiorno, avvocato, che cosa fa Cerchi d'Acqua? Cerchi d'Acqua aiuta le donne che hanno deciso di uscire dalla violenza. E col termine violenza ci riferiamo anche alla violenza psicologica, alla violenza economica e non solo alla violenza fisica o all'atto di violenza sessuale, come insomma, spesso si intende. Prima di tutto la violenza psicologica. Ecco, Cerchi d'Acqua è uno di quelli che si definisce centro antiviolenza, Centro giusto? antiviolenza, certo. Che, come appunto già mi stava spiegando adesso, non è solo appunto una violenza fisica, ma sono violenze di vario Sì. genere. E violenze di genere anche, Violenze di senza fare genere, un sì. gioco di parole che non voleva essere volontario. Però prima poi fuori da un po' ne stavamo parlando, e mi diceva che bisogna stare subito attenti a definire bene queste violenze, perché spesso e volentieri è il contesto in cui nascono queste violenze che lascia sconvolti poi quando si vanno a vedere i dati. Beh, in particolare Cerchi d'Acqua si occupa di violenza perpetrata dall'uomo alla donna nel nucleo familiare, nel nucleo di coppia, quindi in un contesto dove vi è un legame affettivo e in cui il maschio. Insomma, che già parlare di legame affettivo in un contesto così è forte, Perché la violenza nasce ed è una degenerazione, no? purtroppo, Ecco, appunto, poi. come nasce la violenza all'interno, diciamo, delle famose mura domestiche, come vengono definite spesso e volentieri? Nel senso, uno si immagina, quando si parla di violenza, appunto, la violenza casuale quasi, lo stupro magari avvenuto in una via buia, oppure una violenza perpetrata in qualche zona malfamata della città. No, 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 no. Invece, poi Cerchi dell'acqua soprattutto, Sì, ma comunque i dati certo. dicono, insomma, la maggior parte delle violenze avviene invece in casa, Avviene, certo, nelle verso il mura. coniuge, verso i figli, giusto? Sì, soprattutto dall'uomo alla donna, Ok. alla propria compagna, alla propria moglie, alla propria fidanzata, anche alla propria ex moglie o fidanzata, perché poi si può incorrere anche nella violazione della legge penale. Prima è riconosciuta anche la violenza psicologica, è sanzionata dal nostro ordinamento, che è fatta di tanti atti e offese piccole, restrizioni, incominciano a vietare alle donne magari di uscire, vengono controllate, le vengono comunque dati pochi soldi, Ecco. c'è un isolamento, intanto un isolamento della donna, dagli amici, dalla propria famiglia, lento, di cui la donna magari non si accorge. Anzi, sempre non si accorge perché quando poi se ne accorge, mette tutto Sì. insieme e si spera che si Come avviene faccia appunto questa presa di aiutare. consapevolezza, diciamo, cioè quando a un certo punto la donna comprende che questi sono gesti appunto di violenza e non di eccesso di Questa amore o... domanda non è facile. Purtroppo, questa è la debolezza della donna perché la donna. Spesso confonde questi gesti come un eccesso di amore, come stava dicendo lei. E infatti
noi crediamo nella forza che c'è in ogni donna di uscire dalla violenza e quindi di riconoscere che queste azioni non sono amore, non fanno parte dell'amore e quindi ha gli strumenti in se stessa per poterne uscire. E già alzare il telefono e chiamare, per Ecco, che esempio, cosa, appunto, cerchi che cosa d'acqua. trova una volta che poi dall'altra parte del telefono cerchi d'acqua e risponde? Cerchi d'acqua. Prima di tutto, alla prima chiamata, la donna trova altre donne al telefono che non chiedono dati anagrafici e qui poi toccheremo Sì, altri sappiamo che c'è un tema punti. Sì, non importante. chiedono l'identità vera della donna, ma semplicemente si pongono in un ascolto attento e assolutamente non giudicante della donna Ok. e le prospettano quello che può ricevere se decide di venire a Cerchi d'Acqua, dove può trovare un primo incontro di accoglienza. Quindi ci sono delle donne formate in questo senso che prestano quindi accoglienza su appuntamento alle donne che la subiscono e poi può anche trovare degli aiuti più specifici professionalmente. Quindi può avere consulenza legale in ambito civile o in ambito penale, perché più spesso queste donne vogliono sapere come separarsi, quali sono i loro diritti, che cosa possono fare, se possono lasciare, come possono sottrarsi alla violenza. Un'altra cosa, diciamo, che credo, poi l'avvocato lei mi dirà se sbaglio, è che sembra anche questo un problema in realtà che non ha razza, ceto sociale Non ce l'ha. o È proprio corretto, giusto? è Ok. trasversale. Cioè, Non non ha vorrei proprio razza, non pensare che sia accenno. una cosa che No, magari avviene più nei ceti no, più poveri no. oppure Sono nel le mod. disagio della No, periferia estrema. no, Invece non è così. assolutamente no. E sia da parte del maltrattatore, del maltrattante, che da parte di chi subisce la violenza. Quindi non c'è strato sociale, non c'è nazionalità d'origine. Noi abbiamo comunque lo riscontriamo da anni, ci sono tantissime donne italiane che subiscono violenza da partner italiani di tutti gli strati sociali. Poi è ovvio che le modalità dell'uomo più abbiente appunto mettere in atto la violenza si possono manifestare Ne è concretamente in modo diverso. diverso rispetto a quelle. Ci tengo a precisare che a Cerchi d'Acqua le donne possono anche essere aiutate a reinserirsi in un contesto lavorativo e trovano anche aiuto, appunto, a magari preparare un curriculum, appunto, nell'ottica della Appunto. ricerca delle proprie risorse. Perché è molto interessante, come diceva, che una delle violenze che viene perpetrata spesso è quella dell'isolamento in un certo L'isola senso. è una delle caratteristiche, Sì. è Quindi una delle caratteristiche. Sì, le donne queste vengono donne si isolate dalla trovano. famiglia, dagli amici, soprattutto intanto dalla famiglia. Ah. Vengono offese, vengono comunque denigrate dal loro ruolo di madre, di moglie e questo le indebolisce sempre di più. Quindi le vengono tolte loro, insomma, tutta una serie di possibili appoggi e sostegni per indebolirle sempre di più. Come nasce però questa violenza? Che risposta si è data in questi anni che insomma sta collaborando con Cerchi d'Acqua? Cioè abbiamo detto, nasce dove l'abbiamo capito? Nasce nella casa che dovrebbe Bisogna fare proteggerti? sicuramente un lavoro a monte per abbattere proprio degli stereotipi di genere, cioè ci sono questi preconcetti di cui purtroppo la nostra società è ancora piena e quindi fin dalla scuola, dove peraltro noi anche cerchiamo di sensibilizzare i giovani. Si può sicuramente e si deve combattere questi pregiudizi e anche sì, proprio Ecco, abbiamo detto che appunto non ha razza, non ha religione, no, non ha, non ha età, non ha. Ecco, volevo chiedere questo appunto, non ha neanche età. non ha neanche età.
Ci sono donne anche di 70 anni come di 20 anni. Ah. Sì, non ha età. No, non c'è, proprio non c'è. È trasversale. Ecco, e quanto appunto allora questa esperienza appunto poi di poter venire da voi può aiutare anche diciamo nel contesto complessivo delle relazioni poi che la donna ha anche con le altre persone, nel senso magari a riuscire a proteggersi da eventuali, chiamiamoli, non so se si chiamano ricadute oppure anche affidarsi invece magari di nuovo della propria famiglia, di chi magari a volte ti avverte ma tu non lo ascolti prima. Esatto, la donna deve proprio riprendere in mano la propria vita e cerchi d'acqua per aiutarla in questa direzione, offre anche un sostegno psicologico, ci sono dei percorsi di psicoterapia che vengono appunto offerti alle donne che decidono di uscire dalla violenza. E questi percorsi possono essere anche magari fatti con un nuovo partner, con un'amica, con un familiare, se ci fosse qualcuno che magari la donna ha comunque vicino, perché poi come si può dire, i risvolti, i danni che questo tipo di violenze provocano alla donna possono anche poi manifestarsi dopo anni, magari anche quando la violenza è cessata, se penso alle violenze magari subite da bambine, che quando poi diventano donne e incominciano ad avere la loro vita sociale e sessuale, poi si trovano a fare i conti con quello che hanno subito in età, appunto. Insomma, sono violenze che poi possono ritornare appunto negli anni Certo. e i danni Certo, e vedersi quindi dopo. esatto. Diamo un po' le coordinate allora, se qualcuno volesse appunto avvicinarsi a cerchi d'acqua per un anche solo appunto per ascoltare. La prima fase qua dell'ascolto, quindi insomma Sì. magari c'è anche solo bisogno a volte di essere ascoltate, anche perché immagino che una donna che riceve violenza del genere non è abituata ad essere ascoltata, No, quindi non, farà fatica quindi anche no, poi perché a. poi all'inizio magari se ne vergogna, si colpevolizza e soprattutto ha paura di essere giudicata. Quindi uno dei principi, insomma, che guidano il nostro operato è proprio quello di non essere mai giudicanti, nella nostra natura. E l'altro aspetto molto importante che può rassicurare le donne che si rivolgono a cerchi d'acqua è il rispetto dell'anonimato e delle storie che le donne raccontano. E quindi le donne, trovano un luogo proprio di accoglienza in cui si sentono sicure e vogliamo che si sentano sicure di potersi aprire e raccontare senza paura di essere giudicate. Sotto la diretta, lo state vedendo, c'è subito, abbiamo taggato i contatti con Cerchi d'Acqua, in modo che se volete appunto le coordinate basta andare sulla pagina Facebook di Cerchi d'Acqua, la trovate qui sotto nella diretta, nei commenti della diretta, grazie a Greta che dalla regia sta aggiornando appunto i commenti in tempo reale. Mi diceva appunto, è fondamentale appunto questa privacy, È fondamentale questa privacy per anche rassicurare le eccessiva in un certo senso, ma donne. perché deve essere così, no? Deve essere Deve appunto essere così, rassicurante, deve deve essere essere. rassicurante per le donne. E qui arriva allora un tema un E po' qui arriva. complicato, perché so che siete un po' agitati in questo Sì. periodo, non solo voi di Cerchi d'Acqua, tutti i centri antiviolenza del territorio lombardo, avete fatto anche un presidio sotto Sì. Regione Lombardia qualche settimana Sì. fa, come mai siete agitati? Cosa avete? Perché la regione ci chiede di fornire i dati, il codice fiscale delle donne, e ovviamente vorrebbe chiederci, e questo ovviamente si scontra con la natura del nostro centro Ecco, cerchiamo appunto. Ecco, ricordiamo e con la perché non volete. protezione Cioè. delle donne. Ecco. Quindi se da un lato si può capire la necessità della regione che insomma dovrebbe poi sostenere, finanziare anche l'operato dei centri, perché
Non dimentichiamo che il centro antiviolenza che Cerchi d'Acqua offre questi servizi gratuitamente, okay. Tutti, quindi ci sono... Grazie, immagino, a fondi regionali, quindi per questo che chiedono, sì. Il conto poi. Verrebbe da pensare questo... un po' che in malafede, in Regione Lombardia dicano, beh però mi dovete dire precisamente chi viene noi a consumare. Ci sono dei progetti, ci sono... Quindi. Noi facciamo un volontariato, cioè noi professionisti facciamo un volontariato. Che lavora pro bono, per, sì, diciamo, proprio, lei è un avvocato sì, penalista, io sono un avvocato penalista e faccio gratuitamente le mie consulenze legali. Venga tutto patrocinio, come si dice. Allora, le consulenze che offriamo presso Cerchi d'Acqua sono assolutamente gratuite. E proprio perché c'è l'anonimato, perché noi non chiediamo niente, non c'è il gratuito patrocinio, okay. In questa sede, mi raccomando, non fraintendiamo, okay. In una fase successiva, qualora le donne decidano di denunciare l'uomo che le maltratta, in quel caso hanno diritto per legge tutte dal 2013 al gratuito patrocinio, indipendentemente dal reddito. Quindi l'importante però, è, diciamo, quella fase precedente, da quanto ho capito. Questo quindi... in ambito penale, okay, questo in ambito penale, perché in ambito civile è diverso. E quella parte lì che a voi invece volete mantenere, appunto, dell'anonimato, non... giusto? Cioè, per noi parliamo riguarda... di un lavoro, noi facciamo un lavoro duplice, okay. Facciamo un lavoro all'interno di Cerchi d'Acqua, dove l'anonimato è assolutamente gratuito, ci tengo assolutamente a precisarlo, perché poi eventualmente solo le donne che decidono di proseguire, di fare denunce, perché noi non obblighiamo a denunciare all'autorità niente. Questo mi raccomando che sia. Anzi, se non sbaglio, credo che Regione Lombardia tutto ciò, anche quindi, su questo abbia un attimo sollevato delle questioni. Quindi noi su questo siamo fermi. Quindi l'operato che poi eventualmente ciascun professionista può fare fuori da Cerchi d'Acqua, privatamente, in quel caso poi si può accedere al gratuito patrocinio, ma quella okay. è un'altra storia, non è un di più un dopo, non, diciamo, non ecco, è... che non sempre anche poi no, anche perché per quello che è la mia esperienza fino adesso, le donne non hanno interesse a denunciare, vogliono solo liberarsi dalla violenza. Perfetto. Ecco, diciamo che ci si può liberare dalla violenza anche senza denuncia, in un certo senso, cioè senza arrivare chissà poi a quei ci livelli, sono perché dei immagino casi che poi la paura sia il tribunale, la paura siano gli anni, la paura sia la vergogna. Perché noi teniamo anche a difendere questo ruolo in cui noi difendiamo la possibilità di non denunciare? Perché denunciare espone la donna, può esporre la donna a dei pericoli, a dei rischi, e deve essere, quando si fa la denuncia, la donna deve essere protetta, okay. Deve essere fatta con certe cautele, perché purtroppo effettivamente poi l'uomo, nel momento in cui viene a conoscenza della denuncia, può diventare, si arrabbia e può diventare più pericoloso, quindi bisogna stare attenti a non esporre la donna. Immagino che un violento ancora più a violento pericoli. Non sia, ecco. Quindi bisogna tutelarla. E da qui proprio, infatti, credo venga il fatto della non registrazione. Certo. Quando uno avviene a per la prima volta può venire a dare qualsiasi nome di fantasia, infatti. Può venire a dire di chiamarsi Marilyn Monroe. Ed è qui proprio il motivo per cui invece c'è il contrasto con Regione Lombardia, sì. Che invece vi chiede, sì. Questo, cioè per voi, sì. L'anonimato e la privacy, la libertà delle donne è fondamentale proprio per instaurare, credo, un rapporto di fiducia all'inizio, giusto? Certamente. Non si può prescindere da questo. Io c'ho una domanda che adesso è un po' dalle donne. Come si giustifica l'uomo? Cioè, a un certo punto si arriverà che è palese, è conclamato che c'è la violenza, magari appunto si arriva anche a una condanna e tutto. Come si giustifica? Posto che noi non abbiamo un contatto ovviamente con, no, però, con l'uomo, cioè non, questo... non lo so come si giustifica l'uomo. Secondo me colpevolizza la donna, si autoassolve e colpevolizza la donna. È molto facile dare dell'isterica alla donna, la donna inventa, ingigantisce, strumentalizza i figli,
Ecco, quindi insomma, però noi contatti con l'uomo non ne abbiamo, quindi non voglio neanche generalizzare dall'altro Perché lato. immagino che sia poi l'altra metà del lavoro, poi immagino sia quella di L'altra. riuscire a far capire a questi maschietti che insomma le donne non sono un oggetto di Sì. possesso, non è che sono di vostra È che proprietà lì, e che lo, è quindi. che lì poi si incappa nel problema che l'uomo dovrebbe essere consapevole e dovrebbe lui rivolgersi in Sì. un luogo dove lo aiutino a capire perché si è comportato così e come magari non farlo Appunto con un'altra donna, perché poi le donne questi che uomini vengono poi. appunto le donne che vengono da voi che storia raccontano, nel senso, cioè qual è magari il fattore scatenante che fa partire una violenza perpetrata nel tempo poi, perché non è appunto Le donne si rivolgono a non noi è l'evento quando, sporadico no, che comunque condanniamo, ma quando che è non ce la fanno sporadico. più, Ah, quando non non ce ce la la fanno. fanno più. Arrivano donne che hanno subito tanto e c'è un momento in cui spesso succede qualcosa di più grave, di più eclatante, che può essere un pugno, che può essere uno schiaffo, un pugno. Anche l'insulto dato in più che magari ne ha subiti per anni, però scatta un qualcosa. Purtroppo spesso succede qualcosa di grave. Ecco, succede veramente qualcosa di grave. Ci sono donne anche che subiscono rapporti sessuali, che continuano comunque a prestarsi a rapporti sessuali a cui non riescono a sottrarsi e un bel giorno decidono che è giunto il momento di smetterla, di dire no e di riuscire a sottrarsi. Diciamo una cosa, credo, anche per tranquillizzare le donne in ascolto, che non c'è un momento giusto o sbagliato per No, venire da ogni voi. momento è Non giusto. sentitevi in colpa se No, secondo voi troppo tardi. Non è mai non troppo è tardi, non mai è mai troppo troppo, non è presto, mai cioè. troppo tardi, non è mai troppo presto. Certo, subire, continuare a subire la violenza non Non ha è. senso. No, perché non è più amore, lì l'amore è passato, cioè lì la donna confonde e cerca di giustificare, perché poi queste donne magari possono anche ricadere, no, essere ricoinvolte nel legame affettivo. Non è veramente semplice Siamo uscirne. quasi in chiusura, visto che la paura di non sapere, passato da 20 minuti sono già Sì. passate. Ricordiamo però bene le coordinate di Cerchi d'Acqua, dove si trova, come possiamo fare a contattarlo. Cerchi d'Acqua si trova a Milano in via Verona 9, è a pochi passi dalla linea 3 della metropolitana gialla, appunto fermata Porta Romana. Bisogna Ricordiamo, telefonare, ok. prendere un appuntamento, ovviamente, il numero di telefono è 02 58 43 0117. Ricordiamo, completo anonimato nel momento in cui ci si rivolge e c'è proprio un percorso. Mi ricordo, vediamo un attimo velocemente queste Sì, tappe di questo percorso c'è un molto percorso interessante. iniziale di accoglienza con le donne che ascoltano e cercano di capire la donna di che cosa ha bisogno e come poterla aiutare e quindi indirizzarla verso magari una consulenza legale, un orientamento al lavoro o un sostegno psicoterapeutico che può essere fatto singolarmente o di gruppo, perché a Cerchi d'Acqua ci possono essere anche dei gruppi di donne che magari hanno subito lo stesso tipo di violenza, perché poi come abbiamo detto ce ne possono essere tanti, e condividere, magari condividere la propria storia con altre donne che ce l'hanno fatta e che riescono e che sono riuscite ad uscirne, va sicuramente bene, serve. Avvocato, io davvero la ringrazio tantissimo. Ricordiamo appunto Cerchi d'Acqua, lo vedete qui sotto nei nostri commenti, c'è la pagina Facebook, lì potete trovare tutti i numeri di telefono, l'indirizzo, appunto basta chiamare e prendere un appuntamento, è completamente gratuito, anonimo, quindi non abbiate paura che poi i vostri dati vadano da qualche parte o che magari il vostro uomo sappia di
che siete andate a Cerchi d'Acqua a chiedere magari semplicemente un consulto, a chiedere semplicemente anche un una noi non mano. Telefoniamo mai, per esempio, ecco. Noi alle donne non telefoniamo mai, cioè non, sono sempre le donne che contattano noi. Insomma, c'è veramente state andando in mano a gente che sa quello che fa, sono anni che lo fa, e forse anche per questo si agitano e lottano per difendere quello che hanno costruito in tutti questi anni sul suolo lombardo. Io, avvocato, la ringrazio tantissimo, spero ancora di vederla qua. Quando avete poi, comunque, immagino che farete anche poi delle serate, delle giornate di orientamento, cose del genere, ci scriva pure, che noi siamo ben contenti di dare voce a Cerchi d'Acqua e risonanza a quello che fate, perché è davvero un lavoro importantissimo quello che fate giornalmente. Grazie. Grazie mille, buona giornata. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito. La puntata, da subito dopo la sigla, è di nuovo visibile sempre qui sulla pagina di Milano News. Quando volete scriveteci. Grazie dei commenti arrivati in diretta. Sono contento anche di aver visto commenti arrivare da maschietti che, insomma, denunciano quel fatto di dover cambiare proprio culturalmente l'idea del maschio che comanda, il maschio che possiede. Quindi sono ben contento di vedere che il nostro pubblico è sempre un pubblico attento che dà buone e grandi soddisfazioni. Grazie mille. Arrivederci, a presto. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Good Morning Milano, e oggi pomeriggio alle 18:30 con l'informazione di Milano News. Grazie mille, arrivederci, a presto.